Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Tala Far Eyes. Ve ne andiamo pure avanti a fare la quest che abbiamo praticamente finito, questi lupastri. Ok, abbiamo fatto tante belle cose. Ok. Sì. Certo che facciamo gli danni, eh. Ok, questa è andata. Sì, zugolati. Eccoci qua, adesso facciamo anche questa. Ok. Bellissimo aspetto genetico, fa che sia un po' scassa marroni, ti ha detto ma nessuno. E poi cavaca, vediamo un po'. C'è boia. Vai, spaccami il culo. Accidenti, non ce l'ho fatta. Vabbè, è fatta. Ecco, devo solo informare. Beh, è andata abbastanza bene. Fatemi vedere, abbiamo un teletrasporto qua, abbiamo due cosine qua, vada, prendiamole. Tanto siamo qui, che problema c'è? Eccoci qua. Okay. Ah, qui c'è, ma ci sono i gufi, ragazzi, cioè, un attico, dai, è qui. Tanto ci dovrebbe dare una ricompensa e basta, non di più. Siamo a posto, sì. Salve, signor maestà. Andiamo? E adesso fa questa caduta strana, insomma, è molto strano questo suo maestà. È svenuto. Ci rimane sempre una merda lui. Giacca a vita scarlatta, abito tramandato per generazioni in un clan di maghi. Il colore rosso acceso simboleggia un feroce e incrollabile forza di volontà. O giacca blu, abito tramandato per generazioni da un clan di maghi, ma sono tutti maghi? Look, it's all the owls we found. I guess this was their way of thanking us for finding them. It looks like they're grouping up by color. Is that a thing? Actually, the color of Dan and Owl's feathers is based on their maturity and their astral energy element. So maybe they stick to certain groups even if they all belong to the same kingdom. Then I guess that means we can tell just how many owls we found in each domain. They seem to be saying something. Maybe they're thanking us for finding their buddies. Then again, maybe they're telling us that we have more owls to find. I think the queen is protesting that they shouldn't put undue pressure on us. Maybe he's arguing back that we're the only ones they can actually turn to? Right. Which is why the queen is worried about sowing any ill will with us. Who? We'll do our best, so don't worry, I think. Can you understand them? Of course not, I'm just inferring. For some reason, when I hear them talk, that's just what I imagine them saying. Oh! Well, I think you're pretty close to the mark, at least. Well, don't worry about it. We're not breaking our backs over this. Oh! I think that was a thank you. Seems like it, from both of them. Hoodle seems happy with this. Isn't that nice, Rinwell? Huh? Oh, yeah, absolutely. Chissà lei che cosa si nasconde, ma ogni tanto è preoccupata, ma non ho capito. Va bene, ok, scusate, ho abbassato. Cioè, lui che ti dice qualcosa? Ah, ok, no, è perché a volte, boh, che cazzo ne so. Ok, ci ha dato due cose, io le vorrei vedere se permettete. Allora, vediamo un po', non di lui, non di lei e non di lui. A questo punto mi chiedo, queste giacche, chi cazzo le metta? E non c'è. Sto guardando, però sono abbastanza sicuro che non ci sia. K, questa è la K e questa è la giubba.
probabilmente. Oh, ma tutto ciò è fantastico. Artigli cerimoniali io li metterei subito, scusate. Scusate. Oh, ma tutto ciò è meraviglioso. Attacco elementare scende di uno, ma io lo metto lo stesso. Ok. Questo è fucile comune che abbiamo creato prima, siamo apostolo. E questa è quella che abbiamo, questa qui. Oh, perfetto, dai, io direi che è andata abbastanza bene. Cosa dite? Ok, possiamo andare tranquillo a monta. Trovo il pezzo, il posto, non riesco più a parlare. Porca vacca. Ok, possiamo andare a fare l'altra missione. Tanto questa insomma ce ne saranno ancora da trovare. Se due giacche, che cazzo andranno? Non lo so. Addirittura due. Ok, off we go. Sì, andiamo fuori da qua, un attimo solo. I hate camping. Ok. Sto pensando. Niente, non c'è un cazzo. Io a sto punto mi viene da pensare che l'accessorio migliora. Accidenti, per poco. Sono convinto che sia per poco. Sono un po' restio a fare queste cose. Resistenza, protezione, penetrazione, attacco. Ecco, attacco, questo mi interessava. Non c'è stato verso. Vabbè, finché non ne aumentiamo, non penso li farò altri. Grazie, molto gentile. Vabbè, facciamola questa, che vi devo dire. Allora, quest qua e qua. Perfetto, andiamo a farla, vediamo cosa ci dà di ricompensa. Sono abbastanza curioso. We've reached our destination. Sì, infatti. Inventario. Per problema. Stile di vita è buono, ma se ne abbiamo già. Che ci possiamo fare? Comunque va con gli Zegol. Come va con gli Zegol delle piane nevose di Nevir? Ci sono progressi? Più di qualche progresso. Siamo riusciti a eliminare tutti. La zona è sicura, almeno per il momento. Fantastico lavoro. Ora i rientri saranno più agevoli. Vi sono molto grato. Credo che per quelle persone tutto tornerà come un tempo, una volta rientrati a casa. Voglio dire, se sono state arrestate significa che qualcuno le ha denunciate. Abbiamo messo in chiaro che ripartiremo da zero. Non saranno ammesse vendette. Non ti aspetterai che la gente... Stabilire delle regole non è sufficiente. Non sono tanto ingenuo, ma dobbiamo fare pace con noi stessi e con il nostro passato, se vogliamo lasciarcelo alle spalle. Già non si può fingere che nulla sia accaduto. Perfetto, dai, non è andata male, a parte per la bottiglia. Oh, un'altra quest, ma che cosa meravigliosa. Maybe there's someone... Porca vacca, non l'ho letto. Oh, hey. Bergo, c'è altro che possa fare per aiutarvi? Right. Sicuro? Tentiamo di intervistare qualche abitante per raccogliere le loro opinioni? Che genere di opinioni? Vogliamo raccogliere delle idee su come rendere questa città più vivibile. Purtroppo dopo anni di sorveglianza questa gente fatica a esprimere liberamente i propri pensieri. E tu credi che il modo migliore per sapere cosa pensino... Realmente sì, chiedolo direttamente a loro? Esattamente. Posso contare su di te? Oddio, sì. Yeah. Ok, sì, nessun problema. Sono abituato ad andare in giro a interpellare la gente. A te non spiace, vero Alfen? Right. Niente affatto, mettiamoci all'opera. Fantastico, grazie a entrambi. Per cominciare potete intervistare una manciata di persone in giro per la città e vedere le reazioni. Ok. Quindi devo girare a cazzo? Una cosa fantastica per uno che come me che si perde anche stranutendo. Ma porca vacca. Vabbè. Beh, almeno non devo. Cioè, so con chi ho già parlato. E non è male come cosa. Allora, qua non c'è niente. Andiamo pure. Ah, ma c'è la stella. Va, così è facile. Comunque sia, io ci parlo lo stesso. Hai sentito? L'hai saputo anche tu? L'hai saputo anche tu? Non gridare, non sono più abituato alle grida. Il mio povero e vecchio cuore stava
Stasci secco. Scusa, hai ragione. Una volta eravamo costretti a parlare sempre sottovoce. Ok. Oh, salve. Visto che state raccogliendo le opinioni della gente, vi chiederei di portare un messaggio alle spade d'argento. Devono permettere a noi mercanti di riprendere al più presto le attività. Gli occhi di luce non ci sono più, non c'è motivo di ritardare. Insomma, il regno confinante di Calaglia è stato liberato poco prima del nostro, giusto? Mentre noi stiamo qui a gelare al freddo con le mani in mano, dall'altra parte potrebbero aver già ripreso a commerciare. Ricordatevi di riferire anche questo, la concorrenza ci lascerà indietro, mi sembra una cosa positiva, nel senso. E quindi andiamo a vedere di fare anche l'altro. Allora, vediamo dove devo andare. Vediamo un po'. Fontana. Alla fontana vi faccio un bel teletrasporto e così siamo a posto. Beh, è meglio il fatto che possiamo teletrasportarci. Facciamo molto prima. Always good to be back in familiar territory. Ok, vediamo cosa dice. Che cosa cambierei a Chrysalden? Beh, c'è un aspetto su tutti. Il patibolo nella piazza centrale è la prima bruttura da eliminare, secondo me. Ogni volta me lo ritrovo davanti, mi ribolle il sangue. È comprensibile, no? Abbevidisco solo allo sguardo. E anche questa è un'opinione. Ok, quindi andiamo a vedere cos'altro devo andare qua. Dov'è? Ah, due passi! Ma facciamo presto! Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Già, vediamo un po'. State chiedendo agli abitanti di cosa eliminerebbero da Sisloden. Qualsiasi cosa. In questo caso c'è un sistema di prigioni sotterranei sotto il vecchio maniero di Ganabel, ricordate? Io sono stato rinchiuso lì. Potete farlo saltare in aria o sigillarlo, non mi interessa. Riportate che quel luogo non venga più usato come prigione. Vabbè. Did we get everything? Yeah, let's report back to Bregan. Ok, beh, è una cosa buona. Quindi possiamo ritornare dal nostro caro amico di Dace o Paradro. E queste sono le cose dei nostri amici. Le opinioni, ecco. Always good to be back in familiar territory. Ok. I see. Ok, capisco. Quindi voglio eliminare il patibolo come da loro torto. Anche i mercanti hanno ragione, dovremmo dare priorità anche a queste richieste. Resta il problema del sistema di prigioni sotterranee e anch'io vorrei poter sigillare quel luogo. Ma c'è un posto che non vuole andarsene. C'è un ospite che non vuole andarsene. Rende tutto più complicato. Si tratta di uno Zegul? Esatto. Anche se rinchiuso in una cella, nessuno ha coraggio di entrare nella prigione finché resta nei paraggi. Quindi eliminandolo risolveremo il problema, giusto? Sareste disposti a farlo per noi, assegnandovi troppi incarichi gravosi? Mi fa sentire in colpa. Queste sono le chiavi della cella, ma siate prudenti perché quel mostro è enorme, di una ferocia inusiata, persino per uno Zegul. Beh, grazie a questa quest riusciremo poi a prendere quella famosa stanza. Io non vedo l'ora di entrarci. Voglio vedere, scusate. Eccola qua. Ed eccola qua. Posso teletrasportarmi? Mi ha risposto col glorioso cazzo. Ti attacchi sonoramente. Però posso fare questo. Ok, a posto. Andiamo alla prigione. E vediamo di farcela. Perché qui siamo a due passi proprio, eh. Allora, vediamo un po'. Sì, a due passi. Vai. Se riusciamo a fare questo, riusciamo a entrare là, sarebbe un bel passo in avanti. Ok. Salve. What? Cosa ci fate qui? Siete venuti a portarmi via? No, siamo venuti a sigillare questo blocco carcerario una volta per tutte. Volete chiudere questo posto? Significa che devo andarmene.
ma stai dicendo che sei qui per la tua scelta? Eri una spia, non è vero? L'ho capito prima a vista dei modi. Temi ritorsione da parte dei poveri, dei poveretti che hai denunciato, quindi hai deciso di nasconderti per non farti trovare. Ho ragione? Li ho denunciati per impedire che loro denunciassero me. È stata autodifesa, merito forse di essere punito per questo. Abbiamo subito tutte le stesse pressioni, magari parlandole riusciremo a trovare un accordo. Nemmeno per sogno, non mi consiglierò a loro su un vasoio d'argento, non esiterebbero a farmi la pelle. Allora cosa hai intenzione di fare? Non puoi nasconderti per sempre. Se non posso rimanere qui, troverò un altro posto con cui nascondermi. Il canale sotterraneo, per esempio, potrebbe fare a caso mio. Se preferisci continuare a fuggire, non capisco perché non abbandoni Crisolden del tutto. Perché nessun villaggio accoglierebbe uno straniero come me? Inoltre, fuori dalla capitale, fa troppo freddo, non sopravviverei. Quindi preferisci vivere nel resto dei tuoi giorni nella paura nascosta sottoterra? Che razza di vita è? Chiudi la bocca, ragazzino, cosa ti importa di un infame come me? Io non lo so, ma sono sicuro che trovare un modo per ricominciare da capo ti farebbe sentire meglio. Sì. Sembra facile a dirsi, ma non lo è affatto. Mi ricordi quel tizio che volevano giustiziare? Era più anziano, ma parlava esattamente come te, suo padre. Esortava gli altri a non fare come lui, guardarsi intorno finché erano in tempo, e avrei evitato volentieri questo pasticcio. Domandatevi qual è la cosa che non potreste sopportare di perdere, diceva. Tenetela stretta e non lasciatela andare via. Maledizione. Perché somigli tanto a quel ribelle? Ora mi toccherà darmi da fare. Significa che se andassi a chiedere scusa a chi ho denunciato, pensi che potrei ricominciare da zero? Sì, le tue scuse sono sincere. Va bene, voglio fidarmi di te, straniero. E ora augurami buona fortuna, ne avrò bisogno. Perfetto, ecco, questa è risolta. Zephyr's words got through to him. The things he risked his life to say were worth it in the end. I just hope he got through to others too. It might take some time, and I think they'll get there eventually. Già. Ok, proviamo ad andare e vediamo un po' che succede. Ah, ma siamo arrivati, non c'è nessuno. Ah, questo l'abbiamo già aperto. Dobbiamo andare di qua. Aspettate che sto guardando la mappa, non ci sto capendo un cazzo come di solito, perché io riesco a perdermi ovunque. Allora, fatemi vedere, va, che è meglio. Sì, siamo andati nella direzione giusta. Ok. Di qua, scusate. Ok. Sì, bello grosso. Questa deve essere la cella. Una volta aperta si scatenerà l'inferno. Siamo pronti? Ma apri sta cella, va, che è meglio. È il nostro obiettivo, diamoci da fare. Livello 21, porca puttana. Ci spaccherà il culo? Ok. Ah, va là, che porca miseria. Te lo sei sentito questo, te ne andate tante di botte. Ok. Ok, vai. Vai, vai, vai. Ma porca vacca. Ok. Ma porca miserica. Questo si scatena veramente l'inferno qui, Ok. Gli ho dati di botte, però insomma, nel senso. Perfetto. Oh, porca vacca! Non me l'aspettavo, una roba del genere. Ok, vai. Perfetto, gli ho date, gli ho suonate. Dai, la nostra amica ci sta aiutando, dai. Ok, orcia boia. Se me l'aspettavo una roba del genere. Ok. Ok.
Vai, vai, vai. Spaccagli il culo. Non a me, a lui devi spaccare il culo. È diverso la cosa. Oh, porca vacca. Ok. Vai, vai, vai. Perfect. Perfect. Ok. Ma sta andando bene, dai, non ci possiamo certo lamentare. Beh, dai, pensavo peggio, se devo essere sincero, eh. Ok. Ci abbiamo fatto un attacco da panico. Attacco d'aria. Abbiamo preso un sacco di belle cose. Ok. Vai, vai, vai. Facci sognare. Ok. Ah, c'è boia. Ci ha fatto male, eh. Crash, crashati. Oh, c'è boia. L'ho preso? Ma va, fanculo. Ok. Dai, che mai è andato? Ok, ok, ok. Jumanji, porca vacca. E niente, ne ha fatti due. Ok. Oh, porca vacca, ma ha preso lo stesso. Ok. Cioè te mi rigeneri un attimo la vita. Grazie, molto gentile, sei tanto dolce. Ok. Vai. Ok, crashati. Lui si è preso un po' di botte, per carità. Ok. Vai. Perfettico. Oh, distruggilo, distruggilo. Già che mai è andata. Perfetto. Data. La porca vacca. Ok. Andata. Mamma mia. Tremenda. Fiore astrale, fiore magico che incrementa 10 punti, PC massimi, energia astrale che catalizzate di donna di farsi di sempre, che bella cosa. Rinvenuta nella torre di, sarebbe una chiave dell'ascensore di qualche meccanismo. Oh, ma che cosa bella. Alfen, fiamma ardente. Incrementa la quantità di barra boost ottenuta atterrando un nemico con un attacco boost corrispondente al suo tratto. Beh, questa è una cosa buona. 600. Cosa mi dà? Incrementa difesa elementale, punto di morte. Io vorrei andare su qui. Incrementa danni contro attacco, incrementa danni da assalto boost. Andiamo di questo. Ok. Beh, non è andata male, dai. Pensavo peggio, alla fine. Una cosa positiva. Danni d'attacco boost anche a lei. E lei, vediamo cosa gli facciamo. Riduzione del tempo di lancio dei incantesimi da combo. Non sarebbe male lo stesso. Un'abilità interessante questa. Vediamo lui. Beh, ha tanti punti. Incrementa, ok, questo è ottimo. Incrementa la barra boost di 10 colpi. Beh, non è male neanche questo. E siamo a posto. Vabbè, ragazzi, direi che wow. The astral energy is surging around me. How do you even know about all that astrally stuff? Same way I know what you do in the middle of the night. What? Are you serious? Diciamo che possiamo anche fermarci qua. Per questo video è tutto. Io vi invito come solito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie. E di farmi appunto sapere cosa ne pensate. Per il momento vi do un saluto e ciao ciao.